I'm glad to present to you the special program called The Suspense of Glaze by Elisabetta di Sopra. Il programma speciale Lo sguardo sospeso con Elisabetta di Sopra, che invitiamo sul palco. Video art is not seen in cinemas, neither in television, but in the galleries, in the museum, and in the festivals. It's hard to find, especially in Italy. Voglio ricordare che uno dei pochi distributori in Italia che promuove la video art è Visual Puntale a Milano, curato da Alessandra. One of the few distribution channel, it's called Visual Container. Ecco che lo Short Film Festival, organizzato interamente dagli studenti di Ca' Foscari, diventa un'occasione per poter apprezzare la migliore produzione della videoarte italiana, proponendo ogni anno le opere dei migliori artisti più attivi nel territorio e riconosciuti anche all'estero. The Short Film Festival, completely organized by Ca' Foscari students, becomes a chance to appreciate the best production of Italian video art, proposing every year most active video artists' works in the territory and recognized abroad as well. Per questo che ringrazio Roberto Novielli per aver avuto l'intuizione e la sensibilità di permettere tutto questo. That's why I'm here to thank Roberto Novielli to have the sensibility to let all this happen. Il corpo e la video art è un legame indissolubile che dura da più di 50 anni, dove la performance sta alla registrazione del gesto, come il colore sta alla tela del quadro. Il corpo è il paesaggio della mente, il terreno delle emozioni e dell'immaginazione. The body and the video art is an unbreakable bond that lasts for more than 50 years. Where the performance is in the registration of the gesture is the color in the picture. The body is the environment of the mind and the territory of the emotion and the imagination. Ecco perché nelle opere proposte per la terza edizione, Lo sguardo sospeso, il corpo rimane il protagonista centrale e al di là dell'utilizzo della tecnica che permette la manipolazione delle immagini, i video proposti si distinguono perché carichi di senso e perché offrono allo spettatore degli spunti su cui riflettere. The work proposed in the third edition, The Suspended Glaze, the body remains the central protagonist beyond the using of the technique that permits the manipulation of the images. The works proposed are distinguished because they are full of meaning and they offer to the spectators things which think about. Il corpo che sopravvive è la sua rappresentazione in Underskin di Alessandro Maducci, un viaggio attraverso la percezione del corpo femminile a partire dallo studio di un pittore che svela ciò che vive dentro la pelle della tela. Un futuro tecnologico che apre la visione all'interno del corpo. Specchi e tecnologie ricorrono allo stesso desiderio, riflettere la propria immagine e fissare un congelamento che somiglia alla morte, la propria opera. The body that survives to its representation in Underskin by Alessandro Maducci. It's a trip through the perception of the female body, starting from the study to the painter that reveals what is living inside the skin of the picture. A technological future that opens the vision inside the body, mirrors and technology runs the same desire, reflecting its own images and look in a freezing that looks like death, its own shadow. La genesi dei due regni in Ludi Florales di Alessandro Papari prende il nome di Floralia, appunto Ludi Florales, festa celebrata nell'antica Roma dal 28 aprile al 3 maggio in onore alla Dea Flora e la sua fertilità vegetale. The genesis of the two reigns in Ludi Florales by Alessandro Papari takes his name by Floralia or Ludi Florales. The party celebrated in the ancient Rome from the 28th of April till the 3rd of May in honor to the Dea, to the Flora goddess and his fertility. Ancora, l'insinuante ed elegante sovversione di Elena Bellantoni in The Struggle for Power, the Fox and the Wolf, video girato nella sala delle conferenze internazionali al Ministero degli Affari Esteri e della Farnesina.
Elena Belandoni indaga a più livelli il concetto di potere all'interno della relazione di coppia e non solo. Decide di utilizzare e trasformare il tango, ballo dove solitamente è l'uomo che porta e la donna secondo i movimenti, in qualcos'altro. Furthermore, the achieving and elegant salvation by Elena Belandoni in the struggle for power, the fox and the wolf, until he shoot at the fanzina at the conference room. Elena Belandoni is working in more levels on the concept of power inside the relationship of the couple and more. She decided to use and transform the tango, the dance in which usually is the man that conducts the woman, in something else. La scientificità che pare spersonalizzare l'esistenza in antropometri 154855 di Marcantonio Lunardi racconta il processo di spersonalizzazione che subisce un soggetto prigioniero dei meccanismi tassonomici della burocrazia. Il numero di matricola è il numero con cui il regista ha schedato il protagonista del suo film, un uomo di cui vengono catalogati i parametri antropometrici fino all'archiviazione del suo ultimo respiro. The scientificity that looks the personalizing the existence in anthropometry 154855 by Marcantonio Lunardi tells about the process of the personalizing that is a subject, a prisoner of bureaucracy. The number of the prisoner is the same number which the director has individualized the protagonist of his movie. A man in which who his parameters are schematized till his last breath. Alla riscoperta dell'Eden, in Just the Neighbor di Lino Strangis, la riprocazione dell'oggetto e l'immagine della mela, icona pop, simbolo di una grande potenza di oggi, frutto proibito. Un gesto quasi giocoso che diventa una riflessione sul rapporto simbiotico tra l'uomo e gli elementi naturali, in un viaggio attraverso visioni simboliche. The new discovery of Eden in Just the Neighbor by Lino Strangis is the reappropriation of the object and the images of an apple, which is an icona pop that symbolizes the great power of today's forbidden fruit. A gesture, a playful gesture, that becomes a reflection on the symbolic relationship between the man and the natural elements in a trip through symbolic visions. E infine, come in un incantesimo, la pittura del passato che si risveglia in Beauty di Rino Stefano Tagliaferro. L'idea di bellezza, scrive l'artista, nasce dalla sfida di descrivere le emozioni più importanti che tutti possono sentire nella loro vita, dalla nascita alla morte, attraverso la paura, la sessualità, il dolore e l'amore. E l'arte classica, per me, è stata sempre il modo migliore di visualizzare questo tipo di sentimento. Like in a spell, the picture of the past that reborns in beauty by Rino Stefano Tagliaferro, the idea of beauty, writes the director, bonds by the challenge to describe emotions that are more important, that everyone could feel in their lives, from birth to death, through the fear, sexuality, the pain and love. And the classical art for me was the best way to visualize this kind of feeling.